È quel che resta del branco di cervi bloccati tra le recinzioni del Cansiglio. Immagini crude di carcasse che raccontano l'attacco dei predatori notturni agli animali stremati dalla fame. A riprenderle questa mattina, chi con la pubblica denuncia dei fatti sta cercando di salvare quel che resta del branco. Lui non ha aspettato il fieno della regione, ha preso uno zaino e a piedi ha cercato di portare da mangiare agli animali in gabbia. Questo è lo zaino da 70 litri pieno di pane secco regalatomi da un amico panettiere. Contavo di portare il pane ai cervi. Animali disperati che sono arrivati a cibarsi della terra. I cervi, per cercare qualcosa da mangiare, si mettono a grattare la neve sotto gli alberi. Cosa scoprono? Niente più che un po' di muschio, un po' di paglia marcia, quindi assolutamente inconsistente come alimentazione. Sotto accusa le recinzioni usate d'estate per le mucche al pascolo, lasciate comunque chiuse per l'inverno e che impediscono ai cervi di trovare di che nutrirsi. Questo solco è stato fatto dai cervi che corrono avanti e indietro lungo la recinzione alla ricerca di un varco. Una volta arrivato al limite della recinzione che teneva chiusi gli animali, l'ha scoperta. Ho notato a un certo punto che il branco non continuava più lungo la recinzione, ma se ne è uscito fuori. Arrivato a questo punto ho visto quel che era accaduto. Evidentemente dopo le immagini di ieri, qualcuno nella notte ha cercato di liberare i cervi, solo che il malgaro, titolare della concessione d'aria, se l'è presa con il soccorritore dei cervi, chiamando le forze dell'ordine e minacciando denunce per violazione di proprietà. Quindi insomma, invece di ringraziare perché sta salvando i cervi, adesso rischia una denuncia. Beh, io non ho mai cercato ringraziamenti da parte di nessuno. Quello che mi premerebbe capire è qual è la fine, il destino che aspetta quel branco, perché non ho potuto capire se sono veramente usciti dal recinto o se sono nascosti in un'altra parte del recinto stesso. Un dubbio che difficilmente il soccorritore dei cervi riuscirà a risolvere, visto che il Cansiglio, con le concessioni al Malgari, di fatto non è più suolo pubblico, quindi percorribile da tutti. Sono 50 anni che viaggio avanti e indietro per il Cansiglio, mai avrei neanche immaginato che ci siano queste restrizioni. Mi chiedo, è una foresta demaniale, ma è possibile che sia diventata improvvisamente il giardino privato?